Finalmente ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo passati a Fanatec. Guardate qua, che ben di Dio. Non quello, quello lasciate perdere. Non, cioè, non dovrebbe essere lì, però è lì. Non so come si sentirà l'audio in questo video, ma non sono attrezzato per questa tipologia di video. Mi devo attrezzare col microfono, quello che si mette qua, ma non abbiamo tutto questo budget. Anche se in realtà 1200 più o meno. Sì, centesimo più, centesimo meno, siamo a 1200 euro. Non me l'hanno regalato. Questo qui è il tipico video, sai, che va nei consigliati, nei correlati, e riceverò sicuramente il commento. Guarda, l'ennesimo che l'ha ricevuto regalato. Magari, cazzo. Ho comprato tutto io, tutto. Sfortuna vuole però che manca la corona. Cioè, praticamente io ho tutto il setup completo, ma non lo posso utilizzare perché, non lo so, UPS avrebbe dovuto spedirmi anche il volante. Era tutto nello stesso ordine. E niente, non è arrivato. Però da quello che dice il sito dovrebbe arrivare domani. Voi vedrete tutto nello stesso video, per me invece saranno passate almeno 24 ore. Comunque, a parte questo, io direi che possiamo iniziare a spacchettare tutto questo ben di Dio e poi sì, mi toccherà montare tutto sulla postazione. Dico mi toccherà perché è la cosa sulla quale ti rompi più i coglioni, ve lo garantisco. Quindi, Club Sport Shifter SQ, perché può diventare anche sequenziale. Non lo so, sì, lo dico come se fosse un prodotto nuovo, quando invece è sul mercato già da diversi anni, ma possibile che. Quello che mi domando più spesso in realtà, ma com'è possibile che sia per il cambio? A parte il fatto che nell'ecosistema Fanatec esiste un solo tipo di cambio, cioè non hanno mai fatto una versione, che ne so, migliore, anche se per quello che costa, minchia, questo dovrebbe fare pure il caffè. Ma il discorso in realtà vale anche per la pedaliera, perché ho ricevuto commenti, minchia, mica l'ho comprata dal 2014, è fenomenale. Minchia, sono passati quasi 10 anni. Possibile ancora non è uscita una versione V4 della pedaliera, è strano, veramente strano. Io naturalmente il tutto già l'avevo aperto, cioè nel senso la roba mi è arrivata, giustamente vado a controllare che dentro ci sia tutto. Devo sapere subito se quello che mi ha spedito il pacco ha veramente lasciato all'interno il contenuto o lo devo andare a prendere, capito? È una questione di principio. Questo è tipo il sacco Graal dei cambi. Per il peso, forse. Sta a vedere che mi cade, sta a vedere. Allora, cavetteria varia. Non, in realtà non so come vanno collegati, perché in realtà sono uguali. O funzionano tipo da prolunghe. Non ne ho la più pallida idea. Sono uguali, no? Sembrerebbe di sì. Uno però cambia il tipo di cavo. Boh, non lo so. Abbiamo qui invece. Porca troia. Il cambio. Tutto bello incustodito. Minchia, raga, pesa, eh. C'è già installato sopra il pomello per, diciamo, il classico cambio ad H. Non so come è impostata adesso. Abbiamo qui sequenziale 8 rapporti. Non so se si vede. Così ad H, facendo così, diventa sequenziale. Ma hanno detto che tipo, porca troia, è durissimo. Vabbè, che tanto, vabbè, giustamente lo provi così ed è quello che è. Nel senso, deve essere fissata la postazione. Minchia, però è bello. Bello tosto, eh. Vediamo ad H. Minchia, raga, ma mi dovrò abituare tantissimo, eh. Perché è molto più rigido del cambio della Thrustmaster. Lo puoi indurire anche lì con la vite, però minchia non diventa mai così duro. Ma poi non è solo una questione di durezza, ma proprio di materiali. Cioè, lo senti che è più tosto. Comunque è molto figo, cioè tutto in metallo massiccio, qua che cazzo è? Ecco, una cosa che vi avevo già detto nei post, voi seguiteli sempre i post su YouTube. Una cosa che non mi convince è che sia per mettere la retro che per mettere la settima, cioè devi premere e mettere la settima. Uno mi ha commentato, mica sono poche le auto che hanno la settima marcia. Lo so, però è una rottura di palle, secondo me. Stessa cosa vale per la retro, vabbè, quando la usi la retro in realtà mai, a meno che magari non giochi a quei giochi. Cazzo ne so, Euro Truck Simulator, quelle robe là non la usi la retro. Ok, ti giri contro un muro, devi mettere la retro. Può succedere, ma è difficile. Minchia, bello massiccio. La cosa che mi spaventa di questo cambio, che io ho letto su YouTube, ho visto su YouTube in realtà, ho letto anche sui forum, che poi ti potrebbe dare dei problemi nelle cambiate. Tipo, non so se seguite il canale di Jimmy Broadbent, tipo durante una live su iRacing, mi sembra. Stava giocando lì con. Stava giocando, in realtà stava correndo. Era una competizione anche di un certo livello. Ha messo la quarta marcia e il gioco gli ha letto la seconda per colpa di questo. Cioè, spero che non mi dia sti problemi. Minchia, è duro pure da mettere in folle. Qui abbiamo un altro cavo. Questo forse se lo devi collegare alla base. Se invece lo vuoi collegare direttamente dal PC, devi usare quello. Boh, in realtà non ho capito. Non. Boh, lo vedremo poi. Infine, ecco, questo ci ho messo tanto a toglierlo. È impossibile. Come lo levi sto? Eccolo qua. Cazzo, è incastrato in fondo. Questo qui invece è il pomello, se vuoi utilizzarlo come cambio sequenziale. È figo, molto figo. Però
tutto in metallo. Cioè, raga, sta roba pesa veramente un botto. Ok, e col cambio siamo a posto. Passiamo subito alle cose tipo veloci. Questo qui è l'adattatore per collegarlo con il PC se lo vuoi utilizzare via USB. Noi collegheremo tutto alla base, naturalmente. È questo qua, comunque. Qui invece abbiamo il boost kit. Questo qui dovrebbe poterci dare la possibilità. Poterci dare la possibilità, non lo so, di sfruttare tutti e gli 8 i newtonmetri della base Fanatec GT DD Pro. Ok, abbiamo le due configurazioni. Ah, ti metti anche lo spinotto tipo, cos'è, Regno Unito. Vedete, abbiamo questo, noi naturalmente utilizzeremo questo perché possiamo utilizzare solo questo. Bello però che te li mette tutti e due senza che devi andare a prenderti l'altro modello. Magari ti arriva quello sbagliato e riprendigli come un deficiente, può succedere. E questo qui è il mattone del boost kit. Che è bello massiccio, eh. Massiccio sì, ma non ho capito, va a sostituire l'alimentazione di quello? Oppure se io non collego questo, l'alimentazione è tutta dentro la base? Boh, non lo so, in realtà non lo so. Abbiamo i performance kit, qui ci sono tutti i gommini. Non so neanche in realtà se li utilizzeremo. Qualcuno mi aveva detto, Mick, metti il gommino. No, ho detto una minchiata, quella era la molla. Perché qui abbiamo i gommini rossi e verdi con una boccetta lì, non ho capito che cos'è. Ah, tipo il grasso. Sì, raga, la mia webcam non è che mette proprio a fuoco bene, cioè non sono proprio attrezzato per queste cose. Cosa quella scatola? Qui invece abbiamo il Club Sport Pedal V3 Damper Kit. Minchia, bello, ho provato già a vederlo, ripeto, ogni custodia, comunque io sono andato a vedere che poi dentro c'era tutto perché sai mai che cazzo ti mettono dentro? Vabbè, che Fanatec, però sai, non ho idea di che cosa sia, non so neanche se si vede. No, beh, si vede bene. Non so che cosa sia, raga, la metà di questa roba. Questo qui penso sia il supporto sulla quale collegarlo. Io comunque continuo ad essere dell'idea che la roba Fanatec la paghi così tanto per come viene realizzato il pezzo, più magari per. Ma non lo so, le performance che può avere un prodotto. Cioè, nel senso che vai a pagare proprio la lavorazione, no? Di come viene costruito. Questo qui invece è il damper kit. Cioè, vedete, pagate proprio come viene realizzato il prodotto. È lì che spendi di più. Cioè, è lì il motivo per cui questa roba costa così tanto. Mettiamo un attimo da parte. Porca noia, pesa, Mettiamo un attimo da parte la base. Passiamo alla pedaliera. Minchia, raga, questa. Quando l'ho vista ho detto, no, vabbè, ho capito perché costa così tanto. Quello che vi ho detto poco fa, questa è veramente massiccia. Cioè, ma vedete quando vi dico che non sono attrezzato per questa tipologia di video? Ci sono tutte le scritte quando apri, raga, ma non ho proprio idea di come farvele vedere. Qui c'è il manualetto, sai, devi capire come si usa una pedaliera. No, vabbè, oddio, per capire come impostarla bene, regolarla, sì. Allora, qui se non sbaglio ci sono. Ah, sono scocciati. Tipo come i miei coglioni quando torno dal lavoro, uguale, scocciati. Forse è più facile spaccare l'atomo o spezzare lo scotch con le mani. Porca, no, non riesco. Allora, qui dentro, magari per ora non li apro, ma probabilmente li cambierò. Sono i pedali. Cioè, sapete che la versione della pedaliera Fanatec ha due varianti. Te li danno tutti e due. Pensavo fosse una parte, in realtà no, vedete. Non li apro, però sono, cioè, gli altri tipi di pedali. Poi adesso vi faccio vedere quella tradizionale. Qui abbiamo le molle, ecco quelli che mi dicevano, metti la molla nera sull'acceleratore, penso intenda questa. Ci sono tutti i cavi classici USB per collegare dal PC alla base. E adesso c'è il pezzo forte a livello di pedaliera. No, non ce la. Cioè, ma avete capito perché costa così tanto? Cioè, tu paghi la lavorazione dei materiali, non la qualità. Cioè, magari sì, la qualità è comunque alta, non sto dicendo quello. Ma paghi come viene realizzato il prodotto. Cioè, ragazzi, ma. Ah, perché era già a fine corso. Ok, no, pensavo di essere spacciato. Quello dell'acceleratore. Sì, in realtà, dai, non è proprio così tosto, eh. Cioè, così morbido, in realtà, è un po' tosto. Il freno. Minchia, il freno è durissimo, raga. Altro che damper, che di misura non ce lo metto. E questa è la frizione. Minchia, raga, mi sto spezzando. Però, cazzo, dai. Minchia, raga, è una bomba sta pedaliera, ma pesa poi, porca troia. A questo punto era il turno della corona, ma come ho detto non è arrivata purtroppo. Passiamo quindi al pezzo più costoso, la base, pesa pure questa un cifro, GT DD Pro, 8 Nm, minchia, raga, la scatola è una bomba. Naturalmente è marchiata PlayStation perché questo qui è l'ultimo volante ufficiale dove è compatibile anche PlayStation. Packaging è qualcosa di assurdo. Cerchiamo anche di non rovinarla perché tutte queste cose le voglio mettere da parte. Anche qui ci sono tutte le varie scritte.
spaccato qualcosa. Ecco, una cosa che non ho capito, l'ho aperto poco fa, ma perché di manuali ne ho due? Cioè, sono uguali, sono. Uno può dire, no, mica magari l'altro è il CSL DD, italianizzo la parola, non rompete i coglioni, CSL. No, 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 sono uguali, è il GTDD Pro. Non so perché sono due manuali, questo è pure un po' annacquato. Oh, non... cioè, c'è andata su dell'acqua, ma non ho capito il motivo per cui sono due. Oh, non lo so. Non so quanto registra il microfono, perché dovrei parlare di qua, raga, ma non, cioè, non sono attrezzato per sta roba, il discorso è quello. Altri adesivi. Ogni roba Fanatec che compri c'è un set di adesivi, che non metterò sulla postazione perché io non pubblicizzo nessuno a meno che non paghi, punto. Questa è la verità, mi sono rotto il cazzo. Vabbè, mica, hai mostrato il logo Fanatec. Vabbè, che cazzo vuol dire? Non è che posso mettermi a scocciare tutto. Ho aperto poco fa, già mi sono dimenticato. Ah no, sì, ok, qui dentro ci sono tipo tutte le staffe per fissare il volante alla base, alla postazione o quello che avete. Qui abbiamo il set di pulsanti PlayStation. Non so se si vede qualcosa. Nel dubbio. Cavo. E questi sono quelli per fissare il motore. Cioè, vedete che hanno tipo delle scalanature? Perché la base sotto non ha dei perni con delle viti. Cioè, tu devi fissare questi qua alla base col classico metodo a slitta e poi metti la vite, se no non agganci. Non sono proprio abituato a guardare la webcam in questi video. Guarderò qua, non lo so perché. Pesa, eh? Quanto saranno questi 5 kg? No, beh, 5 kg no. Il pacco diceva peso 5 kg. Però considerando che mette tutto insieme. Minchia ragazzi. Fanatec. Dietro a tutti gli ingressi. Minchia, la parte lucida. Quanto è bello. Minchia, ma è massiccio, eh. E adesso dobbiamo montare tutto però. Che gran rottura di coglioni. Ok ragazzi, 24 ore dopo circa. Sì, avevo detto che nel video avrei mostrato tutto il montaggio. Non l'ho più fatto, cioè lo stavo facendo, però veniva veramente un video un po' troppo lungo. È arrivato tutto, come potete vedere, l'abbiamo montato. Adesso, tranquilli, vi mostro tutto nei minimi dettagli. Andiamo a vederla. Questo è come si presenta il mio nuovo setup. Allora, abbiamo naturalmente il cambio Fanatec. Avete naturalmente anche questa piccola GoPro. Possiamo chiamarla GoPro, ma è di una bassissima qualità, ma per quello che deve fare va più che bene. Che riprende la nuovissima pedaliera. Cioè, ragazzi, è veramente incredibile. Abbiamo anche finalmente la Corona Fanatec CSL P1 B2 con la base GTDD Pro 8 Nm. Ragazzi, veramente una bomba. Vi faccio vedere molto meglio tutto il cablaggio. Ho cercato di fissare tutto abbastanza bene. Non guardate a terra, sì, è un po' da pulire. Domani che finalmente inizio con il primo giorno di ferie mi metterò a farlo. Finalmente mi posso rilassare un pochettino. Ho fissato lì anche la ciabatta dove c'è collegato il TV. Con la prima spina abbiamo poi il volante e quella è l'altra ciabatta che va alla postazione con il PC e tutto. E una cosa che mi lascia un po' perplesso, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, è qui, non so se si nota, sul volante c'è una piccola, non mette bene a fuoco, ma c'è una piccola imperfezione, è leggermente rovinato, nulla di che, di certo non faccio il reso per una cosa del genere. Già è tanto che sono riusciti a mandarmi il tutto ancora prima, diciamo, di Natale. Già un miracolo che non hanno rimandato tutto. Questo è come si presenta il setup. Che dite, l'andiamo a provare? Io direi di fare una prova su una GT3 e magari testiamo anche il cambio ad H, che è veramente, veramente una bomba. Mi ha dato un po' di problemi all'inizio, che il gioco prendeva tutte le marce a caso. Consiglio, io ragazzi, è il primo setup Fanatec, non lo sapevo. Collegate tutto al PC, fate tutta la calibrazione che vi richiede. E poi siete sicuri che non avrete problemi. Comunque, detto questo, buttiamoci in pista. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, sicuramente devo fare una regolazione per quanto riguarda l'inclinazione del, diciamo, del piedistallo che tiene il volante, perché il volante è proprio dritto, preciso, preciso. A me non piace. Di base, il T300 con questa regolazione andava leggermente inclinato su, invece qui è proprio piatto. Questa, vabbè, è una regolazione che farò più avanti. Allora, io direi che ci proviamo una GT3 proprio chill, tipo metto una quick race. Adesso qui ho i tasti tutti invertiti, vi metterò anche la camera. In realtà sto registrando con l'iPhone 12 Pro Max, così vedete meglio anche la corona, raga, è bellissima, cioè veramente al tatto è incredibile. Vediamo quanto si muove. Allora, lateralmente niente. Proprio non lo muovi. Naturalmente se fai su giù
Per forza, è impossibile avere una cosa proprio fissa al millimetro, è impossibile, anche con i profilati. Allora, se ho capito bene i tasti, questo è X, quick race, ok, ci siamo, circuito completo, senza pretese, cioè sono qui proprio per capire. Finalmente abbiamo anche la manopolina sul volante, possiamo girare la visuale. Ho messo BMW Z4 GT3, se non sbaglio, proprio una gara chill, giusto per vedere com'è la base, il volante, com'è il cambio qui del... No, ho sbagliato tasto, scusami. Ok, così esco, non premete questo perché vi entra nei settaggi del volante. L'invio è... questo. Ok, proviamo. Ragazzi, farò schifo perché non sono abituato a questa pedaliera, ve lo dico. Minchia, quanto è bello il click. Porca troia. Cambia completamente, raga. Farò schifo, ve lo dico, eh. E l'impatto è completamente devastante, cioè nel senso sei completamente su un setup nuovo e è difficile abituarsi, è veramente difficile. Allora, il senso del... la sensazione in realtà del freno a primo impatto naturalmente è come se... non so chi ha avuto un volante tipo il T300, nella pedaliera a tre pedali ti danno una specie di piastra in metallo con un gommino e la durezza più o meno è uguale a primo impatto, poi naturalmente è sicuramente meglio. Sto facendo fatica, vedete che già comunque faccio schifo nelle frenate, nelle sterzate, però ci sta. Il click del cambio è bellissimo. Sono lentissimo, come ho detto, però... Minchia, è tostissimo, raga, è tostissimo. Non riesco a capire quanto sto premendo il freno. Con un freno così duro. Devo essere onesto, devo guardare lì l'indicatore. Naturalmente... tutta questione di abitudine, cioè con il pedale del freno della T3PA, cioè hai una corsa molto più alta del pedale, cioè a livello di pressione, qua è... la corsa è bassissima. Infatti le sbaglio, le staccate, vedete? Sono andato lungo, sono andato. Mannaggia a te. Ma ulti C attivo, mica non sgomma un cazzo. Gas tutto giù. Però, minchia, la solidità che ti dà è grandiosa, sia la base che proprio l'impugnatura del volante. Ci vorrà tantissimo per abituarsi, eh. Adesso proviamo qualcosa con il cambio ad H e vediamo com'è. Dai, più o meno sto già prendendo confidenza. Sta tutto nel freno in realtà. Il punto più cruciale, diciamo, no? La base va. Cioè, tutto il piedistallo va inclinato. Perché è troppo piatto il volante. Per ora in questo video ci concentriamo solo su Gran Turismo e arriveranno anche test su altri giochi. Ok, la staccata. Mi piace troppo il click del cambio. È più tosto rispetto alla corona del T300, quella in Alcantara della 599XX. Giuro, non riesco a capire quanto sto frenando. Sono tutte sensazioni che comunque io vi spiego, perché comunque
per chi magari ha avuto il mio stesso volante, il T300, può essere anche un altro volante, poi passa un DD con una pedaliera del genere, sicuramente troverà le stesse difficoltà. È una questione di abitudine, raga, cioè come andare in bicicletta, non è che prendi e vai, ti ammazzi se prendi e vai. Prima vai con le rotelle, poi ne togli una e poi vai senza, perché sennò... Porca troia. A livello di sensazioni, per ora non vi posso dire granché, non mi sembra tanto diverso. Lo sento più solido, più presente, ma linea generale non mi sembra che cambi proprio così tanto. I corduli e senti il volante che vibra e basta. Questo è Gran Turismo, raga. Almeno a Monza con queste GT3 per ora è così. Proveremo anche altre auto. Vediamo quanto premo il freno. Mica è difficile. Cazzo, quanto è andato lungo quello. E non ho regolato nulla a livello di feedback, damper, ho messo tutto, che schifo, tutto stock dalle impostazioni del PC, poi vedremo i vari settaggi. Se ci vogliamo fare proprio del male, direi che non c'è niente di meglio di una Porsche 962C. Minchia, ma che rumore fa, raga? Andiamo già lunghi, andiamo, me lo immaginavo, cazzo. Guarda, guarda, guarda. Ah! È difficile abituarsi, raga, fa un casino della Madonna poi la frizione con questo cambio, eh. Non so se si può giocare di notte, perché svegliate tutti. Adesso noi facciamo solo sto test e basta, non giocherò più a quest'ora. Sono scivolato dalla pedaliera. Oh, però il punto attacco riesco a farlo, eh. Devo solo imparare bene sta cazzo di frenata. Sì, ma è tutta un'altra cosa, eh. Che non entra la terza. Questo è un classico di Gran Turismo. Tutto da riabituarsi qua, raga. Tutto da riabituarsi, porca troia. Però si fa, guarda, 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 guarda che ho già la mano. Scivolo dalla pedaliera comunque, eh. Minchia, non è entrata la seconda, porca troia. Ho messo quinto, raga, è difficile, cioè il cambio è sempre quello, ma è diverso, cioè nel senso. Però cazzo, sei divertente. Niente, qua vado lungo. Sarà un incubo, sarà veramente un incubo. Vedi, mi scappa in quinta perché è più strano, raga. È più strano sto cambio. Cioè, è proprio molto meccanico, capito? Proprio lo senti. Lo senti che non è una roba in plastica. So che il piede non andrebbe tenuto sul pedale della frizione, raga, ma... Cioè, non ho il punto a riposo, cioè dovrei stare così, ma proprio non mi piace. Ok, vediamo se riusciamo a fare una bella scalata. Sì, dai, abitudine, raga, abitudine. Mi chiudo qua 12 ore al giorno, vedi, divento meglio di Prost, come no. Rinnovo però
quanto detto prima, c'è su... Boh, cos'è sto materiale? Alluminio, ferro, metallo, scivolo con le calze, raga. Molte volte vado giù con il piede. La postazione... mi sembra molto fissa, non ha problemi di movimento. Naturalmente il braccio che tiene il cambio... raga, per quanto è duro e meccanico questo cambio, è anche normale che si muova, nel senso, non, anche nelle postazioni improfilate non credete che sia tutto fisso, però comunque non te ne rendi neanche conto. Il puntattacco riesco a farlo, bisogna solo abituarsi, però dai, già sto prendendo confidenza. Faccio fatica magari nelle scalate, quelle più abusive, se voglio fare il puntattacco. Ok, ci siamo, tutto giù. No, non si può. Vediamo se riusciamo. Oh, dai, accettabile. È bellissimo, raga. Ci fermiamo qui, ragazzi, perché sennò il video non finisce più. Faccio fatica col freno, questo devo riconoscerlo. Mica, guarda quanto devo premere. Fa rumore il sedile, ma più a livello di slit, cioè... non so se si sente dal microfono. Quando giochi te ne sbatti il cazzo, hai le cuffie, sei propenso a pensare ad altro. Però secondo me si può risolvere, metto magari qualche gommino. Però per il resto, raga, è solido. Cioè, vedi che qui comunque si muove, ma raga, non... è un coso che tiene, non sono due, e quindi è normale che ci sia sto movimento, ma non te ne accorgi quando vai. Aspetta, volevo provare una cosa. Metto in sequenziale. Ok, il cambio ad H me lo toglie. Proviamo col sequenziale. Naturalmente quest'auto non ha il sequenziale, stiamo solo provando. Vedi, dai, è solido, raga, ma che cazzo vuoi di più dalla vita? C'è un casino da lavorare sul freno, ma veramente tanto. Ripeto, è tutto molto, molto meccanico con questo cambio e questa pedaliera, Sembra quasi di essere su una macchina vera. Cioè, non so se si sente il rumore che fa il cambio. Proprio tutto, tutto meccanico, capito? Sui cordoli? Minchia, si trema. Porca troia. È tosto, Feedback, ho messo 4 e 4 sul gioco. Andiamo i cordoli. Minchia. Senti più roba, A Monza non li senti, raga. Ma io ve l'ho detto, è colpa della pista. Minchia. Guarda, vedi? Li senti sì, Certo, se poi pretendi di entrare su Gran Turismo e sentire il manto stradale come su assetto corsa, ovvio che ti dico di no, Fermiamoci qua, raga, sennò il video non finisce più. Quanto è bello. Cioè, senti il pedale della frizione. Io non so da qui quanto si sente, perché poi l'audio viene lavorato. È pazzesco, ragazzi. Dai, per questo primo video con il nuovo setup Fanatec è tutto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Se avete dei consigli, perché vedo che qui se clicco, non so se da qui si vede, ci sono un sacco di impostazioni. Qui si apre tipo C5, non so cosa voglia dire. Sensibilità forse, non lo so. FFB, Force Feedback. NDP, che non so cosa sia. BRF, che non so che cosa sia. E basta, devo cercarmi il significato di queste sigle. Magari se qualcuno ha già da un bel po' di tempo un setup Fanatec, me lo faccia sapere nei commenti. Qui ti dà anche la velocità, Avrei preferito una barra LED qui sotto, la potevano mettere, però pazienza. Dai, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate.